con la bella stagione l'invito è quello di fare delle sane passeggiate all'aria aperta. Ne hanno bisogno i nostri amici a quattro zampe ed anche noi. Al ritorno a casa però non si vorrebbero mai portare parassiti. I più comuni parassiti del periodo primaverile del cane sono quattro, sono tanti, però i più comuni sono quattro, che sono le pulci, le zecche, le zanzare e i flebotomi. Le pulci si insediano facilmente sul tronco dell'animale, a livello della colonna vertebrale e all'interno del piatto delle cosce. Le zecche più comunemente vengono ad insediarsi all'interno dello spazio interdigitale e dietro le orecchie, mentre le zanzare e i flebotomi si sa benissimo che vivono comunemente nel nostro ambiente. I flebotomi sono delle zanzare molto più piccole, che trasmettono una malattia molto importante che è la leishmaniosi. È importante quindi sanitizzare la casa, ma anche auto e trasportini, oltre ovviamente anche al manto del cane. Sì, infatti esistono ampie gamme di prodotti da utilizzare sul mantello dell'animale, ma anche nell'ambiente domestico, in auto e comunque in ogni luogo dove soggiorna l'animale. Non sono prodotti di sintesi, sono prodotti naturali, adatti alla protezione di cuccioli, cani anziani, cani defedati e soprattutto cani a stretto contatto con i bambini. Possono essere usati in forma di spray, di spot on, cioè le gocce da applicare lungo la schiena dell'animale, oppure del collarino. Possono essere usati in sinergia tra di loro oppure anche separatamente. È molto importante trattare anche l'ambiente in cui soggiorna il cane, non solo quello domestico ma anche l'auto, poiché il cane dopo una passeggiata può aver portato dei parassiti nella nostra automobile, e comunque in ogni locale dove il cane soggiorna ci sono spray, piastrine, zampironi, anche questi rigorosamente naturali, senza controindicazioni, che possono essere utilizzati dalle famiglie dove ci sono bambini. Ed hanno anche un piacevole profumo. Tutti i trattamenti antiparassitari vengono utilizzati anche al canile su tutti i cani che vengono dati in adozione. Tutti i cani randagi che vengono catturati nell'intero territorio in provincia di Verona vengono sottoposti a trattamento antiparassitario polivalente, sia per i vermi intestinali, sia per pulci, zecche e pidocchi. In più vengono anche testati per la filaria e per la leishmania con un prelievo di sangue fatto in tutti i cani. Tutte le persone che vengono a prendere il cane in adozione presso il canile sanitario possono stare assolutamente tranquille, perché i trattamenti vengono ripetuti con una tempistica molto molto regolare.